Grazie mille Rosa, io farei un altro applauso agli studenti della School of Democracy che sono arrivati adesso. Siamo partiti dal territorio, siamo partiti dal quartiere Santo Stefano, dobbiamo arrivare anche al PD che sta sul territorio e utilizzo questa platea per dire questo, che per persone come me e Francesco Critelli e anche per tanti altri che sono in questa sala, il PD è uno solo. Il PD è uno solo sempre, anche quando discute al proprio interno, quando si confronta, anche quando litiga, ma il PD deve avere la capacità e la forza di essere uno solo. E noi credo che questa forza, questa capacità siamo stati capaci di metterla in campo, fregandocene altamente di cosa avevamo votato ognuno al congresso, perché sapevamo che c'era un bene superiore, che era quello di tenere insieme il PD e di utilizzare il PD per tenere insieme la sua gente. E quindi con grande piacere che do la parola a Francesco Critelli, segretario provinciale del PD di Bologna. Buonasera a tutte e tutti, è bello vedere questa sala piena nonostante i cosiddetti maestri della democrazia qui fuori, come sempre quando il Partito Democratico organizza momenti di discussione, cercano sempre di rovinarci la festa, ma anche questa volta non ci sono riusciti. Stavo pensando una cosa un po' paradossale. Questi professionisti della contestazione dicono sempre di volere un'Europa senza confini, però poi in realtà nella loro testa c'è un confine invalicabile che si chiama democrazia. Capisco che per qualcuno sia difficile immaginare che un partito si possa riunire, possa invitare dei rappresentanti politici e istituzionali come noi questa sera e discutere in maniera democratica di un tema così importante come quello dell'Europa, però se invece di stare qui fuori e di costringere i cittadini bolognesi ancora una volta a dover sopportare dei fastidi, fossero entrati e si fossero accomodati in silenzio, magari avrebbero sicuramente avuto qualcosa da imparare. Io ringrazio Paolo Calvano e il PD dell'Emilia Romagna per questa serata conclusiva nella nostra città. Noi siamo orgogliosi di ospitare questo momento di riflessione. Lasciatemi salutare con grande piacere i nostri ospiti, il presidente Martin Schulz che torna a Bologna per tanto tempo, e anche una persona che voglio definire un amico della Federazione di Bologna, Gianni Pittella, a cui ci venga un rapporto con gli anni. Questo è un momento importante, poi non c'è bisogno di aggiungere altro, sapete tutti benissimo che il 5 giugno voteremo per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. Noi ci presentiamo, come diceva Paolo, a quell'appuntamento con un PD unito, con un PD coeso, un PD che all'unanimità, già a luglio dello scorso anno, ha scelto di ricandidare Virginio Merola, un PD perno di una coalizione di centrosinistra. Guardate, noi siamo convinti di poter superare il traguardo della vittoria già al primo turno, domenica 5 giugno, però sarà importante la mobilitazione di ciascuno di voi. Vedete, questo è il periodo della modernità, dei social network, di Twitter, ciascuno di noi utilizza questi strumenti come meglio crede, al meglio delle proprie possibilità, ma ciò che noi non dobbiamo smarrire è la capacità di parlare con le persone. Una volta si sarebbe detto il porta a porta, si sarebbe detto casa per casa. Noi dobbiamo ancora avere la capacità e la voglia di parlare con quanti più cittadini di questo nostro territorio e spiegargli quanto abbiamo fatto per la città di Bologna, spiegargli cosa significherebbe per questa città dopo 22 anni avere di nuovo un sindaco capace di governare per due mandati. Perché non siamo in un gioco dell'oca in cui alla fine si torna sempre da capo. Noi nel 95 abbiamo eletto un sindaco, nel 99 un altro nel 2004, un altro nel 2009. E ora abbiamo la possibilità di confermare un bravissimo sindaco. Un sindaco che ha ereditato tanti problemi del passato,
ma un sindaco che ha trasformato i problemi in opportunità, e faccio solo due esempi e poi concludo. Abbiamo ereditato il bidone del Cimis, lo sapete tutti, 49 automezzi lasciati a marcire a San Lazzaro di Savena perché non erano neanche idonei per poter percorrere le nostre strade, e grazie all'azione del sindaco quei 49 Cimis oggi si sono trasformati in mezzi efficienti, moderni, che non inquinano, il Crealis, che i bimbi hanno ribattezzato col nome di Emilio, che miglioreranno il trasporto pubblico della nostra città. E in più, e questo lo dico anche rivendicando con orgoglio il ruolo e la funzione del nostro partito qui a Bologna, dopo 13 anni di parole al vento attorno al progetto del Passante Nord, ci siamo guardati in faccia, ci siamo assunti la responsabilità di scegliere, e oggi grazie a questa amministrazione e grazie al lavoro sinergico delle diverse istituzioni, il Comune di Bologna, la città metropolitana, la Regione Emilia Romagna e il nostro governo, abbiamo un progetto vero, sostenibile e finanziato, di cui discuteremo con i cittadini dopo il voto, affronteremo con loro ogni aspetto delle soluzioni che abbiamo individuato, ma noi portiamo a casa delle soluzioni. Questa amministrazione ha ereditato problemi ed è stata capace, pur in un periodo di crisi, di trasformarle in opportunità. Noi abbiamo una grande occasione: essere il PD d'Italia con il risultato percentuale più alto ed essere la città che regala al proprio candidato sindaco la percentuale più alta di voto al primo turno elettorale. È una sfida nella sfida, ce la possiamo fare perché siamo uniti, perché questo partito è una comunità, la comunità che con Paolo e tanti altri segretari di federazione nella nostra regione cerchiamo di costruire ogni giorno, certo tra mille fatiche, ma la passione fa superare tutto, e soprattutto lo possiamo fare, lo faremo a partire dal Santo Stefano, dove con Rosa Amorevole possiamo sconfiggere l'unico governo dei quartieri a guida centrodestra, possiamo toglierci grandi soddisfazioni perché abbiamo l'orgoglio di poter contare su una comunità sana, forte, e su una comunità che è già in campo per far sì che questa città e l'intero territorio metropolitano abbiano il governo che meritano, che è quello di Virginio Merola. Vi ringrazio e buonasera. Spero una cosa che mi ha detto SVG, non è il sondaggio, tranquilli, non è il sondaggio, perché poi quello è uno strumento, non è nient'altro. Invece SVG ha detto in una recente indagine una cosa importante, è andato ad analizzare su come votano i cittadini, sulla base di cosa votano i cittadini, e le tre voci principali sono il voto etico, cioè votano le persone per bene, il voto popolare, cioè persone che siano capaci di stare a contatto, che vengono percepite come persone capaci di stare a contatto con la gente, e persone che siano in grado di incarnare il cambiamento. Io quando penso a Virginio Merola, ricandidato a Bologna, e penso a queste tre voci, io dico che noi ci siamo. Dico che ci siamo, perché Virginio è una persona per bene, perché Virginio è una persona che sa stare in mezzo alla sua gente, e perché Virginio ha avuto il coraggio di mettere in campo in questi 5 anni cambiamenti che adesso dobbiamo portare fino in fondo con i prossimi 5. E con questo